richiesta di DDA di Napoli, del GIP di Napoli. I reati contestati sono quelli di associazioni di tipo mafioso e estorsioni aggravate dalle modalità mafiose. Si tratta di 10 soggetti, tutti quanti censiti penalmente, tutti quanti quindi noti, tutti quanti espressione del clan dei Casalesi, fazione sostanzialmente fazione Bidognetti. Di questi 10 individui raggiunti dall'ordinanza di custodia di misure cautelare, 9 in carcere, 1 agli arresti domiciliari. Dei 10, 6 erano già detenuti per altre attività, per altre ragioni, 4 erano liberi e sono stati arrestati questa notte. I reati, estorsioni, associazione di tipo mafioso, è scontato, estorsioni commesse in un arco temporale che va sostanzialmente dal 2008 alla fine del 2011 ai danni di imprese della zona. I classici rati estorsivi alle scadenze di Pasqua, Ferragosto e Natale. Le imprese, come emerge da ordinanza, sono imprese edili della zona, titolari di un supermercato di Parete e un noto imprenditore nel settore degli luminari e addobbi per le feste publiche. Lisciano? Sì, esattamente. Comunque, poi l'atto è pubblico. Quindi ci siamo capiti. Gli episodi estorsivi contestati sono quasi 20 in questo arco temporale. C'è stata, voglio citare che l'indagine nasce nel 2010 con un arresto in flagranza di reato di 2 dei soggetti che ora sono stati raggiunti da questa misura, sempre per un'estorsione. Un'estorsione che era stata commessa ai danni di un'impresa edile di serramenti. Il fermo ci fu all'epoca. Sì, perfetto. Ci fu il fermo e poi arresto fermo e ordinanza. Siamo quindi nel marzo del 2010, di Sarno Vincenzo e Chianese Pietro. Stai facendo passare i... quindi abbiamo nuovamente di Sarno Vincenzo con i soggetti di maggiore rilievo criminale tra gli arrestati oggi, Chianese Pietro, e poi oggi sono stati arrestati Chianese Francesco, Di Martino Domenico, Cirillo Raffaele. Fanno passare. I imprenditori vi hanno aiutato? Gli imprenditori successivamente messi di fronte al fatto compiuto hanno... Non hanno... spontanea volontà loro, diciamo. Insomma, siamo che... La spontanea volontà è stata indotta, comunque sì, hanno collaborato. Quindi dicevamo, in carcere abbiamo Barbato Giuseppe del 79, Chianese Francesco del 60, e come nota di colore questo Chianese Francesco recentemente era stato anche protagonista di un'intervista su Report a novembre scorso, non so se ricordate, sì. In cui parlava delle sue coinvolgimento in vicende dei servizi segreti. Sì. Ma adesso mi ha chiamato il capo dei servizi, che adesso Panza mi ha chiamato per dire che lo dovete rilasciare. Sì, perché è Barbato Chianese Francesco. Chianese Francesco è un personaggio veramente pittoresco.